Tredicesima domenica del tempo ordinario, una questione di vita o di morte. No. Sì, perché la scorsa domenica Gesù nel Vangelo di Matteo ci parlava della paura di perdere la vita. Perché come funziona la vita? Praticamente quando tu nasci vieni catapultato in un mondo che non conosci, che non sai come funziona, qualcuno ti aiuta a capire come è fatto, ma di per sé sei tu che devi trovare un senso alla vita. Perché se non trovi un senso alla vita, come vivi? E quindi, una volta che hai l'età per ragionare, inizi a fare le prime scelte, la scuola dove andare, gli amici da frequentare, il fidanzato o la fidanzata, l'università alla quale iscriversi, e poi il lavoro, decidi di sposarti, fare una famiglia, avere una casa, fare dei viaggi. A occhio e croce, così hai trovato una bella vita. E che vita! Poi arriva il Vangelo di Matteo che ti dice che questa vita è meglio se la perdi. Che ho fatto tutta sta fatica per averla e mo la devo perdere. Sì, perché il paradosso è che se tu perdi la tua vita, la trovi. Se invece te la tieni, la perdi. Come funziona sta roba? Significa che ci sono due tipi di vita. Uno che ti fai tu e uno che ti viene dato. Perché la bella vita, se vissuta ripetutamente con tutte le stesse cose, inizia a diventare monotona, diventa vecchia. Non è più una bella vita. Inizia a darti tristezza. Perché in realtà quello che stiamo cercando non è una bella vita, è una nuova vita. Una vita felice. La bella vita non è detto che sia felice. Molte persone che stanno nella bella vita vivono nella tristezza in realtà. E come si fa ad avere questa nuova vita felice? È molto semplice, devi perdere quella vecchia. Chi perde quella vita trova una nuova vita. Chi invece ancora è troppo attaccato all'altra vita, ecco il cavolo che la trova la nuova vita. Ci sono tanti esempi di santi che hanno lasciato la loro vecchia vita per averne una nuova. Il problema è che bisogna staccarsene. Via! Via tutto! E il bello è che la nuova vita non te la programmi più tu, è programmata da lui. C'è un progetto di vita per te che non dipende da te, al quale sei chiamato a collaborare, ma che in realtà è progettato da un altro ed è un progetto di felicità, lì dove gli ostacoli della vita in realtà sono opportunità, dove le paure in realtà sono incoraggiamenti, dove le preoccupazioni diventano speranze. Quella è la nuova vita e non dipende da te. La vecchia vita, lasciala stare, ce n'è un'altra pronta per te.